Devo esprimere innanzitutto, Presidente, la mia perplessità e il mio stupore per la situazione in cui ci troviamo a discutere quello che era descritta, era definita come la legge della svolta della vita e su cui, fra l'altro, il Governo arriva a mettere la fiducia. Lo dico perché ovviamente rientreranno tutti per farsi vedere con la diretta televisiva. Peccato che in questo momento in aula, se qualcuno nel momento della digestione ha il coraggio di ascoltare il Senato, ebbene che sappia che siamo 25 persone in aula, di cui largamente prevalente la minoranza. E visto che la maggioranza esprime la fiducia, diamo anche i numeri specifici di questa maggioranza. Presenti della componente neoassunti in maggioranza ala, zero, non c'è nessuno. Le forze politiche delle autonomie sono presenti con un rappresentante e largamente rappresentata rispetto ai gruppi che contano zero. Il PD è presente in massa perché abbiamo 7 persone più il sottosegretario Pizzetti e del nuovo centrodestra che ha fatto delle coppie, le unioni civili, la battaglia della vita, non c'è assolutamente nessuno. Caro Angelino, ti chiamerò caro diavolino d'ora in poi perché non ci sei né tu né tutti i tuoi colleghi. Manca anche, se devo dire onestamente, l'aspirante relatrice del provvedimento, manca il presidente della commissione che avrebbe dovuto esserci, non so se c'è qualche vice, qualche ruota di scorta, come si suol chiamare, però Presidente, quello che ho visto oggi leggendo i giornali mi è sembrato un film diverso rispetto al film che ho visto nei giorni scorsi. Non voglio dire, perché l'argomento non me lo consente, che siamo passati da un film a luci rosse a Via col Vento con Alfano e Renzi che fanno la Rossella O'Hara e il faccendiere Butler, però oggi vedo sul giornale che ha vinto Renzi e ha vinto Alfano e qui le cose non mi tornano più. C'è qualcosa che non torna, perché io ero convinto che Renzi o perlomeno il suo partito fosse a favore della legge Cirinnà e in particolar modo sentivo esponenti di governo, anche il sottosegretario Pizzetti domenica, dire non si rinuncerà mai alla stepchild adoption. Però hanno vinto. Ha detto ma scusate, Alfano era completamente contrario e ha vinto anche lui. Io credo che in generale abbiano perso tutti e due, perché comunque la si guardi, dovrei usare un'espressione volgare per definire il risultato che ha determinato questa legge, un risultato che solitamente uno vede in bagno prima di schiacciare il bottone, ma purtroppo quello è il risultato finale che hanno ottenuto. Lo dico perché io sono venuto in quest'aula cercando di capire da non giurista se si parlava di unioni civili oppure di matrimonio gay. Ho fatto 5 domande semplici. Com'è che si fa l'unione civile? Con la stessa procedura del matrimonio civile. Com'è che la si scioglie? Con la stessa procedura del matrimonio civile. Quali sono le cause ostative? Le stesse del matrimonio civile. Quali sono i diritti successori o previdenziali? Gli stessi del matrimonio civile. Diritti e doveri? Quelli del coniuge, o meglio, i fatti, i sinonimi, quindi la moglie e il marito. Quindi quando ho visto la felicità di Alfano e ho visto che brindava al fatto che c'era un emendamento che metteva a posto tutte le cose, ero ansioso di andare a leggere come fosse stato ribaltato il testo Cirinnà. È cambiato tutto, perché al posto degli articoli ha messo articolo 1 e poi tutti i vari commi. Poi il matrimonio, come si fa, come lo si smonta, le cause ostative e tutto il resto sono esattamente quelle di prima, compreso il fatto che si parla di coniuge e di termini assimilabili e quindi stiamo parlando di moglie e marito. Poi chi lo farà dei due non lo so, perché quello non c'è scritto. Però hanno ottenuto un grande risultato, hanno tolto la fedeltà e lì mi sembra che ne abbiano fatte una delle solite. Io sono assolutamente convinto che la fedeltà non dipenda dal fatto che ci sia scritto una legge, dipende dalla lealtà, dai sentimenti, mi sembra addirittura ultroneo che lo si metta all'interno di un matrimonio,
Mi sembra però sbagliato aver tolto la parola fedeltà, c'è tutto il resto. Come voler dire faccio nascere il matrimonio omosessuale, perché quando voteranno la fiducia Alfano e compagni faranno passare il matrimonio omosessuale, però devo togliergli la fedeltà, quindi devo farlo sembrare già qualcosa di sporco, una marchiatura, un qualcosa che non va bene. Io sono contrario all'unione civile e voterò contro, e per me non avrebbero dovuto mai nascere. Se almeno le devi far nascere votandolo, perché ti assumi la responsabilità passando e dicendo di sì, perlomeno non partire mettendo in giro delle macchie che probabilmente gli interessati non si meritavano. Però hanno portato a casa l'abolizione della stepchild, e lì peggio mi sento, perché la toppa è veramente peggio del buco. Perché se i signori del nuovo centrodestra non avessero accettato di votare con la fiducia quell'emendamento, noi in questo momento saremmo qui a votare e sicuramente attraverso il voto segreto avremmo abolito quell'istituto e avremmo consentito di introdurre la definizione per cui ad adottare i bambini deve essere un uomo e una donna, non qualcosa di diverso. Ci impediscono di fare anche questo. Leggevo prima un'agenzia in cui, come al solito, esulta Alfano, per cui leggo quello che dice un noto giurista. Col maxi emendamento del governo, se oggi approvato, si introduce in Italia un nuovo istituto giuridico che possiede gran parte dei contenuti delle unioni coniugali e del matrimonio e che genera anche verso le unioni same-sex quel favore normativo che ad oggi la Costituzione aveva riservato soltanto alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso. Lo afferma il giurista Alberto Gambino, ordinario di diritto civile del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma. Si abbandona, in altri termini, spiega Gambino, la logica della solidarietà e dell'affidamento reciproco su cui la giurisprudenza aveva fondato la tutela delle convivenze di tipo non matrimoniale, e si sancisce sul piano giuridico un regime pattizio con forti accentuazioni pubblicistiche che rende il nuovo istituto molto simile nella procedura e nei contenuti a quanto previsto dal codice civile per chi si vuol sposare. A questo punto sarà interessante verificare il giudizio che ne darà prima il capo dello Stato nell'ambito della sua facoltà di rinvio alle Camere nel caso di manifesta incostituzionalità e poi la Corte Costituzionale. Questo sta a significare che hanno fatto rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta e ci hanno impedito col loro comportamento e il loro appiattimento su Renzi di poter entrare nel merito, e giusto o sbagliato, votando uno in una maniera e uno nell'altro, di decidere chi avesse la titolarità di poter adottare i bambini. Ma se Alfano non ride, sicuramente motivi ulteriori, ancora di più ne deve avere Renzi di non ridere. Perché prima il governo diceva che era parte terza, mi sembrava più che giusto, poi è iniziato Scalfarotto a sostenere che la stepchild è una cosa irrinunciabile, poi è arrivato Pezzini, poi addirittura si è arrivati a mettere un emendamento interamente sostitutivo su cui chiedere la fiducia, per cui ci ha messo dentro proprio tutti e due i piedi. E il sentire i toni roboanti diceva mai senza le adozioni, e oggi no, hanno tolto le adozioni, francamente mi sembra di vedere un altro film o comunque qualcuno che porta su una cattiva strada. Lo dico agli amici cattolici prima di tutto. Io ricordo, anche se contestate le parole di Bergoglio, ricordo quelle del segretario della CEI, e davanti a un voto che questa volta sarà palese, perché io ero convinto, nel segreto dell'urna Dio vi vede e Zanda e Renzi no, e qualcosa avrebbe potuto uscire. Questa volta vi fanno passare di lì. Tutti quelli che dicono sì quest'oggi vanno all'inferno, non ci sono santi, per tabulas. Come all'inferno probabilmente ci finirà anche Renzi, non solo come cattolico. Per lui è solo una questione di tempo. Il buon San Pietro andrà a vedere anche le nostre tabulate del voto elettronico o di quello che verrà registrato dalla sua autorevole presidenza. Quello che è certo
che se non è ancora andato all'inferno non è perché non se lo meriti, è che il girone dantesco c'è per i lussuriosi, per i golosi un altro, eccetera. Non ne hanno ancora fatto uno di quello che i peccati li ha fatti tutti. Perché bisogna scavare un buco talmente profondo per mettercelo che addirittura, cioè, io penso che alla fine, cioè, tanti peccati poi alla fine fanno un satanasso veramente. Io non so, concorrerà con Lucifero nella collocazione della scala dei valori all'inferno. Ma lo sarà soprattutto un inferno di tipo politico, perché oggi sta accadendo una cosa molto particolare. La fiducia lui la porterà a casa, è che ne porterà a casa troppa, perché ci saranno anche i voti dei colleghi di ALA che, coerentemente alle sempre ferme posizioni, ieri ho letto un'agenzia, riunione del gruppo d'ALA, Barani, certo che noi votiamo contro, noi siamo l'opposizione. E infatti quest'oggi votano a favore della fiducia. Si era già visto lungo il percorso che si stavano avvicinando. C'è un problema, che se quei 161 e oltre che prenderanno risulteranno determinanti dai voti di ALA, perché ci saranno dei nuovi centrodestra, qualcuno che non avrà il coraggio di esprimere la fiducia, cambia la maggioranza politica di governo. E a quel punto anche il buon Mattarella dovrà un attimino aprire gli occhi, dovrà verificare e chiamarsi il signor Renzi, prendendo atto che la maggioranza è cambiata, si è allargata o addirittura si è sostituita. Il fatto che nella settimana scorsa l'amico Verdini si fosse recato al Colle può darsi che fosse prodromico alla costituzione anche di questa maggioranza, ma è chiaro che una nuova maggioranza di governo deve tornare in Parlamento con un suo programma e con un Parlamento che lo vota. E il giorno in cui si voterà risulterà una cosa evidente, che non c'è più né il PD né la sinistra nel Parlamento, se non forse all'opposizione. E a questo punto tante persone, non solo i cattolici ma quelli della sinistra, le varie sigle che hanno sostenuto questo provvedimento, perché io ricordo a tutti che fino a una settimana fa chi erano quelli nel mirino e contestati era il sottoscritto, era Giovanardi piuttosto che Gasparri o altri. Ieri nella manifestazione che si è tenuta qui in Piazza delle Lune, ad essere contestata c'era la relatrice del provvedimento, c'era Renzi, c'era il PD, c'erano proprio quelli che avrebbero dovuto sostenere il provvedimento e che invece oggi di fatto l'hanno ammazzato. Esce di fatto in una maniera, ma esce completamente storto. Io sono convinto che alla fine della fiera i cittadini si siano stancati di essere presi in giro da questo governo e alla fine sapranno come ricordarvele queste cose qua. Arriva il giorno del giudizio, arriva per tutti, a ottobre ci sarà il referendum e visto che Renzi l'ha trasformato in un plebiscito su di sé, la gente si ricorderà tutti quelli che ha fatto incavolare nel corso di questi periodi, perché può ingannare tanti per poco tempo o pochi per tanto tempo, ma non tanti per tanto tempo. E a questo punto si renderanno conto che tutti i vari tipi di riforme che sono intervenuti hanno ottenuto il risultato quasi opposto rispetto a quelle per cui sono nate. Facciamo la spending review e ce ne vantiamo anche, come ha fatto domenica, e la spesa pubblica sale, c'è qualcosa che non torna. Facciamo il job act, sono aumentati i posti di lavoro a tempo indeterminato. Prova ad andare a guardare quante partite IVA che prima facevano le fatture per coprire le false assunzioni e poi i conti non sono mica di sicuro in positivo. Abbiamo fatto la legge elettorale, finalmente si può governare. Ieri il Tribunale di Messina la invia alla Corte Costituzionale, per cui probabilmente si pronuncerà prima che ci sarà l'esame sulla base della riforma costituzionale. Dovevano credere tutti che il mondo stiamo bene, finalmente siamo partiti, ma voi vi rendete conto che la gente in giro si sente presa per i fondelli? Da 2 anni e mezzo stiamo discutendo di questo provvedimento in commissione, da 2 mesi è bloccato il Parlamento, ma qualcuno si è accorto che da gennaio abbiamo perso il 30% del valore dei titoli in borsa? Ma qualcuno si sta rendendo conto che l'Europa si sta sgretolando sotto i nostri piedi? Io posso esserne anche felice, ma questo è quello che sta accadendo.
Vi rendete conto che stanno preannunciando un'ondata di invasione per il 2016 mai vista? Che a rischio non c'è solo la nostra identità, ma anche le nostre strutture istituzionali che rischiano di crollare? Che il sistema bancario sta andando a pezzi? E per l'amor del cielo, non me ne frega niente delle banche, ma quello che poi dopo ne risente è il cittadino normale, il lavoratore, il pensionato, tutti quelli che hanno lavorato nella vita e che vedono la loro certezza e la loro serenità venire meno. E noi siamo qua a discutere sulla fedeltà delle coppie gay. Mi faccia il piacere, avrebbe detto il buon Totò, perché non ci siamo assolutamente più. Abbiamo usato anche stavolta un'arma di distrazione di massa. Io mi auguro che l'abbiate finite queste pantomime, giocando con le leggi, giocando delle leggi che rischiano di poter essere pericolose. Ieri io avevo fatto un appello al presidente Grasso e ovviamente parlando di inammissibilità, di irricevibilità del testo interamente sostitutivo del governo, di un testo che non era mai esistito perché è di iniziativa parlamentare, sono convintissimo che i sensi del quarto comma dell'articolo 87 della Costituzione, senza la firma del Presidente della Repubblica, quel testo non potesse essere dichiarato ricevibile. Il Presidente Grasso mi ha dato una dotta e articolata risposta, me l'aspettavo. Però alla fine della fiera, se uno la legge bene e la rilegge oggi, la risposta dà ragione a me, non alla Presidenza che l'ha dichiarato ricevibile. Perché non solo c'è una serie di richiami a precedenti, che ci sono veramente, i precedenti li conosco anch'io, peccato che non si siano messe insieme le due condizioni che avevo posto. Io ho detto non esiste un precedente di un testo che vada in aula senza relatore che non sia già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e che sul quale venga messo un emendamento interamente sostitutivo del governo in assenza di un testo originale, perché il testo Cirinnà è stato votato dall'aula, c'è arrivato dalla capigruppo, come se la capigruppo potesse far tutto. E alla fine del suo intervento il presidente dice: e ora lo trasmettiamo alla quinta commissione per i profili dell'articolo 81 della Costituzione, ovvero l'equilibrio fra entrate e le uscite. Presidente, è vero che esiste l'articolo 81, ma esiste anche l'articolo 72 della Costituzione e non c'è nessuno che chiede la costituzionalità alla prima commissione. Poi ovviamente la maggioranza l'avrebbe fatta passare comunque, ma una cosa è certa, quella cosa lì è incostituzionale. Se l'ho detta non era certo perché mi aspettavo che il Presidente rifiutasse l'emendamento del Governo, giammai, prima viene il Governo. Io volevo parlare a nuora per far sapere a suocera. Nel momento in cui per due volte, poi l'ha ripreso anche il collega Quagliariello, è agli atti che quel testo era irricevibile, anche il Presidente della Repubblica deve pensarci prima di firmare la legge. Perché se mai dovesse firmarla a questo punto, diventa un attentato alla Costituzione. Quindi, a buon intenditor, poche parole. Già c'è un ricorso che è stato firmato da una trentina e rotti senatori, quindi credo che ce ne sia parecchio di materiale per mettersi a discutere di questa legge che comunque andrà a finire male. Concludo, Presidente, con una citazione. Dovrò autoemendarla perché non tutto è leggibile, del Leonardo Sciascia, dal giorno della civetta, che lei sicuramente conoscerà. Io proseguì Don Mariano, ho una certa pratica del mondo, è quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento, la divido in cinque categorie, gli uomini, i mezzo uomini, gli ominicchi, i, con rispetto parlando, piglia in bip bip, metto il bip della televisione, e qua qua qua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezzi uomini. E invece no, scende ancora più in giù. Gli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi.
Ogni riferimento al presidente Renzi è puramente casuale. E ancor di più, i piglien bip bip che vanno diventando un esercito, e infine i qua qua qua, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quelle delle anatre. E qui siamo finiti veramente nella vecchia fattoria. Siamo partiti dai canguri. Oggi ho sentito parlare di struzzi da parte del collega Candiani. Ho a fianco a me un bel gruppo di polli, perché se uno vota sto provvedimento ci abbiamo anche polli, mettiamo anche un bel lo stagno nel futuro Senato federale per abbeverare le anatre. Grazie Presidente.